sono la mamma di Massimo, un ragazzino che ora ha 14 anni, fortunatamente sta bene, ha avuto il trapianto di cuore un anno e mezzo fa circa. Nel giro di un paio di mesi ha avuto l'esigenza di essere attaccato a un cuore artificiale, è stato 6 mesi con questo cuore artificiale e poi ha avuto il trapianto. La raccolta firme nasce per supportare un appello che noi abbiamo presentato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Noi scriviamo questo appello in un momento particolare perché purtroppo è finita una bambina trapiantata nel mese di maggio, quindi a 5 mesi dal trapianto, Irene. Nello specifico c'è il problema che il Monaldi non ha un pronto soccorso, ma la cosa grave è che non ha un pronto soccorso per un'utenza quale quella dei trapiantati, che ha assolutamente necessità di avere degli specialisti anche nella gestione dell'emergenza. Se io mi reco presso un qualsiasi altro pronto soccorso e mi è capitato, i medici di quel pronto soccorso non intervengono su mio figlio in emergenza perché non sanno in che modo intervenire. Sono Viscio Umberto, il papà di una bambina in attesa di trapianto di cuore, e siamo riuniti qua in un comitato affinché non succedano più dei casi come Irene, quella bambina di 3 anni trapiantata nel mese di maggio e che poi hanno rifiutato il ricovero, e quindi automaticamente siamo qua per assicurare il diritto alla salute ai bambini sia trapiantati che in attesa di trapianto di cuore affinché non avvengano più questi misfatti. Vediamo che gli esseri umani, quelli che comandano, sono sordi e non orecchi e fanno della sanità un business, una sporcizia. Un trapiantato che ha un problema di cuore, una bambina che ha una febbre a 40, non può andare al Santo Bono, gli danno la tachipirina e la fanno morire. È qua che ci sono i dottori esperti nella materia. Questo noi chiediamo semplicemente che venga aperto un pronto soccorso per i trapiantati e per le persone in attesa di trapianto. Sono Rosa, la mamma di un ragazzo che non c'è più di 35 anni. Noi abbiamo conosciuto nostro malgrado che cosa vuol dire il viaggio della speranza. Siamo stati per 35 anni fuori a Bergamo, mio figlio è stato curato nelle strutture di Bergamo perché qua non c'era all'epoca niente. Non potete immaginare che cosa vuol dire lasciare la casa, la famiglia, i figli e andare via da casa tua. Mio figlio anche nel dolore, purtroppo per noi, ha avuto la possibilità di avere gli ultimi giorni di vita con la sua famiglia accanto. Se noi fossimo stati fuori non sarebbe stato così. Li mandano via perché non, ci negano il diritto alla salute, e il presidente De Luca ci deve una risposta quanto prima, e noi siamo qua fino a che non ci risponde. Noi conviviamo quotidianamente con la consapevolezza che ogni giorno può essere un giorno buono o cattivo, mettiamola così. E lo facciamo con grande allegria e serenità, perché se anche fosse solamente un'altra giornata che condividiamo con i nostri figli, deve essere una giornata felice. Ma a questa cosa non si può abbinare anche la preoccupazione e l'attenzione che un centro che dovrebbe supportarci non solo non ci supporta, ma ci abbandona.